5 mesi di corsi teorici e pratici con personale specializzato sulle attività di barca a vela. Lo prevede il progetto Una Vela per Tutti, rivolto a ragazzi diversamente abili e realizzato dall'Ancona Yacht Club, dalla cooperativa Buona Vida e dall'Ampis Marche, l'Associazione Nazionale Polisportive e Dilettantistiche per l'Integrazione Sociale, con il patrocinio del Consiglio Regionale delle Marche. L'iniziativa è stata presentata nei giorni scorsi ad Ancona. Al termine dei corsi, i ragazzi parteciperanno ad una regata o ad una veleggiata. Nel corso dei 5 mesi poi ci saranno incontri periodici con i genitori per la condivisione degli obiettivi generali, la valutazione dell'andamento delle diverse attività e per un confronto diretto sul vissuto dei ragazzi, anche per rendere possibile un concreto orientamento in relazione alle future progettualità. A spiegare l'obiettivo del progetto Una Vela per Tutti è stata la coordinatrice dell'iniziativa, la psicologa e psicoterapeuta Jessica Grelloni, che è anche presidente della cooperativa Buona Vida e rappresentante dell'Ampis Marche. Grelloni ha spiegato anche quale sarà l'impegno per i ragazzi e quanti ragazzi parteciperanno all'iniziativa. Presente alla conferenza anche il presidente dell'Ancona Yacht Club, Ennio Molinelli, che ha spiegato come nasce l'idea di Una Vela per Tutti. Nasce questa idea per la promozione, la sponsorizzazione di un mio caro amico che è anche consigliere del mio club di cui sono presidente, che si interessa molto di vela, è un grande appassionato di vela e segue non solo la sua barca alle regate, ma anche iniziative per le patenti nautiche e in combinazione con l'associazione che promuove l'aiuto a queste persone, questi ragazzi meno fortunati, e l'idea è quello di far godere loro delle giornate di mare in un ambiente che probabilmente loro non avrebbero l'opportunità di frequentare. Molinelli ha poi sottolineato come il mare può aiutare ragazzi con disabilità. Allora, il mare è una bellissima opportunità perché dà quella sensazione di libertà, di spazio, di ampiezza e anche di padronanza delle forze che qualche volta sono anche avverse, che tempra molto il carattere delle persone normali. Io penso che possa essere anche efficace dal punto di vista emotivo per personaggi così, così particolari.